La radio ne parla. Sulle prime pagine dei giornali campeggia giustamente la notizia dello scontro internazionale sul caso doping di Stato. Noi più modestamente ci chiediamo: ma lo sport a scuola? Chi lo fa? In quali palestre? Quante ore? E la buona scuola cosa dice in proposito? Già, perché la scuola, avendo il compito di dare gli strumenti per decifrare il mondo, deve occuparsi anche del corpo. Ebbene, noi oggi vogliamo parlare proprio del corpo dei ragazzi e dei compiti che ha l'istituzione scolastica, educazione fisica, zaino, luci, lavagne, banchi e sedie degli anni 70, quando l'altezza media era di 8 centimetri inferiore. La radio ne parla. Do il buongiorno a Vincenzo Manco, che è presidente nazionale della UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Benvenuto alla trasmissione. Le voglio chiedere una cosa: perché voi insistete tanto sul fatto che quando parliamo di sport a scuola, questo significa parlare del rapporto che c'è tra il corpo di una persona, ma insomma noi oggi parliamo di bambini, e la società? Perché il corpo è di fatto, diciamo, il primo strumento che noi abbiamo a disposizione per permetterci buone relazioni. E allora il gioco, il movimento, l'approccio del nostro corpo rispetto a quello che è l'avviamento ad un'attività motoria e quindi ad un benessere psicomotorio è sicuramente premessa per poter realizzare buone relazioni e quindi produrre di fatto capacità di relazione con gli altri e quindi benessere individuale e di comunità. Senti, dove va svolto questo sport secondo voi? Lo sport per tutti, che è lo sport al quale noi guardiamo, va svolto, insomma, verrebbe da dire, in ogni luogo. Le agenzie formative sicuramente, perché la scuola è un ambito, è un'agenzia formativa della nostra società, un ente pubblico particolarmente importante, con le sue carenze e con anche delle, diciamo, delle potenzialità, ma sicuramente va svolto in città, negli spazi urbani, attrezzati e non quelli riqualificati o quelli già, diciamo, pensati come attrezzature alla pratica sportiva, proprio perché riteniamo che la pratica e lo sport per tutti, appunto, possa essere un grande fattore educativo, sociale, di comunicazione tra le persone. Senta, cos'è lo sport? Lo dice solo il libro bianco della Commissione Europea del 2007, ci sono progetti di legge che giacciono più o meno fermi in Parlamento, Malagò, presidente del CONI, ha detto bisogna che si ragioni su una legge quadro nell'ambito sportivo, per cui qualcosa che la tenga insieme, che tenga insieme questo tema nel suo complesso, come diceva giustamente lei, con una immagine quasi un po' utopistica. Lo sport andrebbe svolto dappertutto, ovunque questo sia possibile realizzarlo, e però parliamo di quello che sono, a vostro avviso, ad avviso della UISP, che è la principale associazione di promozione dello sport, se non altro organizzato in modo amatoriale in Italia, come sono messe le palestre delle scuole italiane, come sono messe le scuole italiane? Allora, è chiaro che anche rispetto al mondo scolastico e al mondo scolastico sportivo, il paese inquadra una situazione solita a macchia di leopardo, per cui abbiamo noi le grandi, diciamo, aree difficili del paese che registrano purtroppo percentuali alte di dispersione scolastica, che quindi incidono anche su quello che può essere la pratica motoria, che non riguarda soltanto il sud del paese, perché di recente l'elemento, per esempio, della buona scuola dà qualche flebile segnale, diciamo, se non altro di interesse rispetto a quello che può essere l'importanza dell'attività motoria. Particolarmente interessante è stato l'intervento sull'edilizia scolastica, che ha toccato anche la ristrutturazione di alcune palestre, diciamo, di plessi scolastici in giro per l'Italia. Abbiamo complessivamente però un monte ore e una disponibilità di impiantistica sportiva scolastica, non soltanto per l'attività curricolare, ma soprattutto, diciamo, nella disponibilità dei rapporti con l'extrascuola e quindi con il territorio, quindi con l'associazionismo sportivo, che sì, Può in modo sussidiario coprire, ecco, il fabbisogno di attività motoria. E rispetto a tutto questo, però, siamo dentro un paese che ha un quadro
di grande carenza di cultura motoria. Non cultura c'è motoria, questo è quello che manca. Paese. Naturalmente Vincenzo Manco resta collegato con noi, accennava all'edilizia scolastica. Noi nella seconda parte parleremo di una particolare edilizia scolastica, ovvero sia gli arredi, i banchi, le sedie, le lavagne, le luci, l'acustica delle aule, che sono quello, una realtà quotidiana che tutti, che per i ragazzi diventa molto spesso faticosa, non voglio dire infernale, ma insomma faticosa sì. Benvenuto anche a Giuseppe Pierro, direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del MIUR. Buongiorno Pierro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie. Senta, ci dà un po' di dati. Intanto quante sono le scuole che sono, parliamo della scuola dell'obbligo, così non andiamo troppo avanti. Quante sono le scuole dotate di palestre? Quante sono le ore che bisogna fare di educazione fisica nella primaria e nella secondaria di primo grado, ad esempio? E quanti sono gli insegnanti per tutto questo? Allora, cerchiamo di provare ad inquadrare un pochettino la materia, che come diceva precedentemente prima il presidente della WISP, è effettivamente abbastanza complicata al momento, ma essenzialmente distinguiamo un attimo i percorsi, perché bisogna fare un discorso per la scuola primaria che è diverso dal discorso per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Credo che, non so, questo è bene subito chiarirlo, che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la situazione per quanto riguarda l'educazione fisica è da tempo, come dire, almeno per quanto riguarda la disponibilità di ore e di insegnanti, abbastanza definita rispetto al fatto che esiste fortunatamente una disciplina, una classe di concorso dedicata proprio all'educazione fisica, per cui per la scuola secondaria, quindi la scuola media per capirci, sì, e la scuola secondaria di secondo grado, fortunatamente esiste l'insegnante di educazione fisica che ha quindi la disponibilità di ore, che è quella di 2 ore settimanali, per svolgere l'attività di educazione fisica. Nella primaria invece? Nella primaria la situazione è un po' diversa e qui mi devo ricollegare e sottoscrivo tutto quello che è stato detto precedentemente. Sì. Per quanto riguarda la scuola primaria stiamo cercando di fare uno sforzo notevole e, come dire, al di là dei segnali, e mi fa piacere che si riconoscano, seppur, come dire, non ancora del tutto incisivi, stiamo cercando di cambiare un pochettino le cose, perché nella scuola primaria non c'è l'insegnante di educazione fisica. Non c'è. Questa è una delle battaglie più grandi. E chi le insegna educazione fisica, allora, ai bambini? Allora, intanto chiariamo un aspetto, cioè, no, dal punto di vista delle competenze che le maestre, quindi gli insegnanti della scuola primaria, hanno in quello che deve essere il percorso di apprendimento dei ragazzi, almeno da un punto di vista scientifico, quindi l'approccio didattico che noi abbiamo sostenuto, è che l'educazione, il movimento, l'educazione quindi a quello che per noi è un benessere complessivo, è già previsto nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola primaria. Sì, dottor Pierro, ma chi la insegna? Attualmente nella scuola primaria le maestre hanno il compito anche di occuparsi dell'educazione al movimento. Nell'assenza, fino a un po' di tempo fa, degli insegnanti quante ore specialistici. Aspetti, io le faccio le domande perché penso, certo, che siano utili anche per gli ascoltatori. Quante, anche perché magari non tutti hanno un figlio iscritto alla primaria, no? Certo. Quante ore di educazione fisica si fanno alla primaria? Guardi, nella primaria non c'è un'ora, non c'è un obbligo di fare ore di educazione fisica, così come c'è nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, perché non c'è la disciplina dell'educazione fisica. Su questo penso che l'ho detto senza ombra di dubbi, sì. E il tentativo nostro, e quello che stiamo cercando di fare, è proprio di portare l'insegnante di educazione fisica. Senta, visto che lei ha detto che invece nella scuola media ci sono queste 2 ore obbligatorie con insegnanti dedicati, quante sono le scuole medie, non mi dica un dato precisissimo, che hanno la palestra dentro la scuola? Guardi, o rispetto, che se non ce l'hanno, che possono io questo fare. L'avevo chiarito, io adesso, siccome io non mi occupo di rilevazione, avevo anche chiarito che il mio intervento non poteva certo essere quello di fornirvi il dato preciso, no, sul numero delle palestre. Una percentuale. Non è possibile, non le posso dare percentuali, io questo l'avevo chiarito, tant'è vero che insomma il mio intervento e si collega molto bene a quello che diceva prima il collega della WISP, non è sul numero delle palestre, però anche qui occorre fare una distinzione, perché l'attività di educazione motoria, educazione al movimento della scuola elementare, che è quella che noi cerchiamo di fare, che abbiamo comunque cercato di fare in questi anni con una serie di attività per portare comunque all'interno delle scuole elementari specialisti, esperti in accordo col CONI, in accordo con le associazioni, in accordo con il mondo dell'associazionismo. Comunque il nostro obiettivo è quello di fare in modo che anche nella scuola primaria si facciano le 2 ore che per noi sono il minimo per fare l'educazione. Senta, Piero, forse mi potrà dire, però prima voglio introdurre un po' gli ascoltatori, quanti
sono gli insegnanti che con la buona scuola dovrebbero entrare a fare educazione fisica, però prima gli ascoltatori. Mauro da Roma, buongiorno. Uno dai primi a aver mandato un messaggio al 335-699-2949 ed è un messaggio davvero bello, positivo. Buongiorno Mauro. Buongiorno a voi. Allora, ci dica di sua figlia. Sì, io ho una figlia down. Quanti anni ha sua figlia? Beh, al momento adesso è diventata maggiorenne. Però ho avuto la fortuna durante il percorso scolastico di incontrare un certo Pasquale Carminucci, famoso olimpionico Roma 60, e l'ha introdotta nel mondo della ginnastica. Sabato, scusate. Che succede sabato? Sabato Roberta parteciperà ai mondiali di ginnastica. Ai mondiali di ginnastica? Sua figlia, che adesso è maggiorenne, ha fatto tutto il percorso scolastico con evidentemente chi l'ha aiutata, chi l'ha seguita. Che hanno creduto, non l'hanno messo in disparte. E oggi questi sono i risultati. Io penso che dovrebbe essere obbligatorio e senza pagare. Ho due figli e non ho potuto mandarli a fare sport perché soldi non ce l'ho. Questa è un'altra grandissima questione. Vincenzo Manco, presidente nazionale della UISP, consigliere nazionale del CONI, lei ci segnalava nel preparare queste trasmissioni, parliamo sempre prima con gli interlocutori, che molto di ciò che si fa nella primaria, nelle ore extracurricolari, è affidato all'associazionismo, forse anche per andare incontro a chi appunto non può permettersi altro, e oggi come oggi in Italia sono in tanti. Però ci diceva, e questo è l'aspetto più interessante, attenzione, perché questo ha anche può avere una ricaduta negativa, perché nella primaria lo sport deve essere sport, non deve essere competizione. Se invece arrivano associazioni che vogliono subito far gareggiare i bambini, beh, può essere pericoloso. Ci spiega a quali situazioni allude Manco? Sì, intanto volevo fare una sottolineatura, se posso, rispetto a ciò che è arrivato, diciamo, dai radioascoltatori sul tema, diciamo, costi sulle famiglie. Questo è un paese che sul comparto, diciamo così, sport, una materia sportiva, fa gravare ancora per il 75% dei costi complessivi, nonostante l'impegno in una situazione difficile dal punto di vista finanziario degli enti locali, sulle famiglie. Quindi questo è un altro, diciamo, dei problemi che c'è e che questo paese, come dire, vive e sopporta. Poi è vero, la situazione che noi abbiamo è di un territorio, e quindi laddove la scuola, l'ente scolastico, quindi l'agenzia educativa, sì, si apre al territorio nel rapporto con le associazioni, con l'associazionismo sportivo di base, l'associazionismo sportivo sopperisce alla domanda di attività motorie e di sport. È chiaro che spesso e volentieri questa apertura all'interno di un quadro, ripeto, di assenza di un'idea di cultura sportiva all'interno del paese rischia di aprire con situazioni, mi verrebbe da dire legittime, di associazioni sportive o federazioni sportive che, avendo la finalità, sì, diciamo, della costruzione del campione, del talento e comunque della persona che deve comunque raggiungere un risultato che è legittimo, diciamo, sì, da questo punto di vista, si rischia una precocizzazione di avviamento alla pratica che nelle fasce classiche, ormai anche in questo paese sono stabili, 13-19 anni, registriamo poi, come dire, il drop out, quindi il movimento sportivo, l'abbandono. Chiarissimo, chiarissimo, Manco, chiarissimo. Leggo un altro po' di messaggi. Come si fa a fare lo sport nelle scuole se nella maggior parte delle scuole mancano le palestre? Chiede Antonio da Isernia, domanda semplicissima, ma, come dire, la domanda delle domande, la madre di tutte le domande. E poi Patrizia da Milano, buongiorno Patrizia. Buongiorno. Prego. Niente, la mia non era una domanda, era un po' una constatazione. Vanno bene uguali. Io ho avuto tanti figli nelle scuole, ancora ne ho, e soprattutto alla primaria, dove appunto c'è la libertà di far fare o meno le ore di educazione motoria, questa educazione motoria spesso diventa un'arma di ricatto. Che vuol dire? Che vuol dire? Nel senso che se la classe si comporta bene, farà l'ora di educazione motoria, se non si comporta bene, la prima cosa a saltare spesso è proprio l'educazione motoria. Allora forse qui si perde il senso dell'educazione motoria, ecco. Grazie a Patrizia, le facciamo rispondere sia da Pierro, ovviamente direzione generale per lo studente, cioè se questo si può fare, ma anche credo da un'altra ascoltatrice, Ludovica, che ha mandato un WhatsApp, maestra primaria. Buongiorno Ludovica. Buongiorno, sì, io si può capitare. Può devo capitare, dire che... ah. Può capitare, sì, ma è nella didattica, nel senso, possono anche saltare la musica, voglio dire, cioè anche l'educazione musicale. Ma come forma di ricatto?
Ma no, non è una forma di ricatto, è una forma di, gli americani la chiamano token economy, cioè nel senso di premio se in alcune attività. Comunque la motoria si è sempre fatta, non esiste che non si faccia, proprio perché i bambini, gli stessi bambini ci tengono moltissimo, quindi hanno le loro scarpine nella palestra e quindi si è sempre fatta. Grazie. La cosa che è successa è che con la riforma Gelmini, cioè quindi con la riduzione del personale, si è ridotto anche l'orario scolastico e quindi purtroppo si è dovuto tagliare un po', poi la cosa è dipesa un po' dalla... Molti ascoltatori come lei, Ludovica, alludono appunto ai tagli all'istruzione, ai tagli alle ore. Grazie Ludovica. Carlo Alberto da Como, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Quante voci oggi? Lei cosa vuole aggiungere? Nulla, io volevo solo portare la mia esperienza personale, diretta, sì. Dove in prima media, io ho 56 anni, quindi qualche anno fa, in prima media ero stato rimandato a settembre in educazione fisica e in quell'anno, due mesi dopo, ho vinto due titoli italiani. Ha studiato molto per recuperare la materia, evidentemente. Sì, nulla, questa era la mia esperienza che ha condizionato anche tutta la mia vita, perché alla fine ho provato una forte ingiustizia nei miei confronti. Certo, essere rimandati in educazione fisica io non sapevo nemmeno che fosse qualcosa di possibile. Ringrazio molto anche Carlo Alberto per aver aggiunto anche lui delle considerazioni. Vi dico che è già collegato con noi Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria, che resterà anche nella seconda parte, però torno da Piero per chiedergli intanto, visto che non ci può dire quante sono le scuole che hanno la palestra dentro, forse ci può dire però che cosa la buona scuola aggiunge a livello di insegnanti educazione fisica, e poi è in uso questa pratica di utilizzare le ore di musica o le ore di educazione fisica nella primaria come un premio? Non voglio usare la parola ricatto, ma premio sì. Pietro. Sì, infatti devo ringraziare l'ascoltatrice che ha fatto che ci ha dato questa segnalazione, perché quello non può assolutamente accadere. Noi stiamo facendo uno sforzo enorme per dire a tutti che lo sport è cultura, fa parte del processo di apprendimento dei ragazzi, quindi assolutamente quello non può diventare un premio se la classe si è comportata bene. Quindi noi come direzione dello studente invitiamo per favore a mandarci queste segnalazioni, perché rispetto ad ogni segnalazione, come facciamo sempre, interveniamo perché queste cose non accadono. Quindi questo lo dico a tutti gli ascoltatori, sì, di farcelo sapere, perché assolutamente non può accadere. La buona scuola l'avete visto, l'educazione fisica e sportiva fa parte di uno dei pilastri che fanno parte di quella che abbiamo chiamato il potenziamento dell'offerta formativa. Questo è stato un successo. Quanti insegnanti, Piero? Noi siamo con questa fase assumiamo 6.000 nuovi insegnanti di educazione fisica. E questa è la cifra. Si fermi. Giovanni Corsello, presidente Società Italiana di Pediatria. La salute dei bambini le sta molto a cuore, anche a noi nel nostro piccolo, e però quando parliamo di sport, le leggo un messaggio che mi ha rubato le parole, Giuseppe da Catania, che dice: della scuola dell'infanzia cosa potete dire? Per paura che possano farsi male si tengono in classe per quasi tutto il tempo. Che cosa succede se un bambino nella primaria non fa sport a scuola? Se non fa sport, se non fa educazione motoria, perde una opportunità importante per la sua salute, perché già anche nella scuola primaria è necessario che i bambini siano abituati a fare un'attività motoria quotidiana, e questa educazione la si acquisisce anche in un contesto comunitario come è la scuola. Quindi è al di là del contesto, del concetto di sport, che è un'attività motoria organizzata che risponde a dei canoni che magari si svilupperanno nelle età successive, ma anche nella scuola primaria bisogna garantire l'attività motoria, praticamente, quindi dando la possibilità ai bambini di camminare, di giocare all'aperto, di fare dei giochi di squadra, ma anche innestando già a questa età l'importanza di fare un'attività motoria per evitare che invece sia favorita la sedentarietà. Quello che i bambini fanno nella scuola, che è la migliore alleata dell'obesità, no? Che di cui in Italia alleata, esatto, cioè quello che i bambini fanno nella scuola primaria tende poi in qualche modo a restare come patrimonio di eredità anche nelle età successive, quindi è lì che dobbiamo cominciare a fare prevenzione. Senta, la dimensione scolastica però che cosa aggiunge? Perché tutti i genitori, anche i tantissimi che stanno scrivendo, dicono: noi proviamo a fare sforzi, anche sforzi economici, per far sì che i nostri figli facciano sport, però farli all'interno della scuola, cioè di quella che è il momento in cui un bambino sa che sta imparando a diventare grande, no? Sta imparando a diventare adulto, sta imparando a stare con gli altri.
un minuto. È importante che lo faccia a scuola, perché la scuola trasmette contenuti culturali e quindi il fatto di equiparare l'attività motoria e l'attività sportiva agli altri contenuti culturali è già un insegnamento, è già un messaggio forte per il bambino, per il ragazzo. Quindi è la scuola che deve promuovere l'attività motoria e l'attività sportiva come attività importante, come attività strategica, ma anche nella concretezza. Quindi le scuole vanno riorganizzate tutte per garantire questo, che è un diritto dei bambini.